Ricordiamo le coordinate, il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, il 348 3188 339. Chi ci vuole chiamare può fare lo 0376 631709, la mail è diretta @temporadio.it e poi ci siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, assessore, che cosa? Possiamo chiedere le deleghe? Allora, urbanistica, ecologia, viabilità e turismo. Probabilmente, insomma, sì. Vabbè. Allora, parliamo delle opere che state facendo. Certo, quindi, allora, assolutamente. Allora, un punto, diciamo, della situazione in un momento comunque dove tutto sembra fermo, invece ci piace pensare di andare assolutamente avanti. Allora, un tema molto caldo che è il Palazzetto dello Sport. Siamo all'8-3, bando di gara ormai aperto, quindi a giorni sapremo chi si è aggiudicato la fine dei lavori che quindi indicativamente inizieranno fra 15-20 giorni e che hanno una durata massima di 4 mesi, assolutamente quindi pronto per l'estate e poi in pieno utilizzo nella stagione da settembre, quindi con tutta l'apertura delle nuove attività sportive. Quindi finalmente vede la sua luce. E su questo ringrazio tutti quelli che hanno anche portato pazienza, perché sicuramente il fatto di non avere più una struttura così appetibile, che aveva ospitato tutti gli eventi sportivi e soprattutto tutti gli allenamenti, ha messo sicuramente in forte difficoltà la nostra polisportiva e tutte le nostre attività sportive. Certamente, non dimentichiamoci, abbiamo avuto tante volte ospite proprio la presidenta, per cui appunto è una polisportiva tra l'altro particolarmente importante, sì, particolarmente attiva, e Castelgofredo è una capitale dello sport. Sì, Castelgofredo, non dimentichiamoci questo. Infatti tutti ci dicono puntate molto, Castelgofredo ha sempre puntato tantissimo sullo sport, la polisportiva è sempre stata molto attiva, come lo è sempre stata anche la Castellana Calcio, Abbiamo tantissime discipline e quindi un occhio veramente di riguardo, che vede anche ormai la definizione di tutto quello che sarà il nuovo spogliatoio presso il Campetto Donaldo, che sappiamo che riguarda quindi la partita del calcio, utilizzata anche poi per il calcetto, insomma anche da squadre private, definiamole così, e che è quindi un progetto anche questo molto ambizioso, un progetto di oltre 300.000 euro, per cui è stato chiesto un mutuo a tasso zero al CONI, già approvato, che vedrà quindi oggi tutto un progetto già esecutivo, che sarà messo a gara indicativamente ad aprile, perché prima abbiamo un'altra gara di cui poi vi parlerò, e che quindi con inizio lavoro io direi inizio dell'estate, quindi a giugno. Bene, intorno a giugno va benissimo. Ecco, allora ci parli dell'altra gara. Sì, no, veramente, sì, riguarda invece l'altra partita, che è quella del verde, comunque sempre molto sentita a Castelgofredo, perché abbiamo tante zone verde, quindi viene messo a bando di gara tutta quella che è la gestione del nostro verde. Anche qui è una partita importante, perché è una gara che indicativamente è di 200.000 euro, quindi sicuramente partite importanti, che vede tutta la gestione dello spazio del verde, e pertanto oggi l'ufficio tecnico è impegnato anche su questo fronte. Giustamente. Tra l'altro stavo riflettendo sulla valenza, si parla del cambiamento climatico che stiamo vedendo anche noi, comunque sì, tranquillamente il verde è importante, perché non dimentichiamoci che noi possiamo mettere tutti i catalizzatori che vogliamo, cose di questo tipo qua, ma se non abbiamo le piante. Assolutamente. E poi prima parlava del rifacimento dello spogliatoio, qua abbiamo parlato dello sport e una valenza sociale anche che non si evidenzia mai, l'importanza dello spogliatoio proprio il giorno d'oggi, perché si dice fare spogliatoio, no? Sì, è il posto dove si fanno le amicizie. Io sono una sportiva di natura, ho sempre fatto agonismo anche da ragazzina, e quindi per me lo sport è educazione, è civiltà, è fare gruppo, è fare amicizia, è fare squadra e è crescere proprio come persona, al di là dei risultati poi che si raggiungono a livello proprio come squadra o anche personali. Chi fa sport lo fa sempre per vincere, io lo dico sempre, quindi e per carità non si vuole essere così ipocriti di dire lo faccio per partecipare, no, ci piace vincere, però diciamo che anche perdere fa parte della vita, esatto. E se lo si fa in un gruppo, facendo come si suol dire spogliatoio, sicuramente arricchisce la persona. Diciamo che è più facile perdere che vincere, beh, insomma, a meno che proprio non sia fortissimo, però comunque le probabilità, però qualche volta si vince. Io ricordo sempre che mio padre mi sgridava:
mi sgridava perché io piangevo quando perdevo, mi diceva devi imparare a perdere, ecco, quindi è veramente difficile anche saper perdere, però è vero, tante volte sì. Ed è però educativo anche per questo, certo, appunto. Ci sono altri lavori anche di cui altre... Allora, vorrei puntualizzare che siccome c'è stato segnalato, e ringrazio sempre i cittadini che segnalano le difficoltà oppure i punti di miglioramento che può avere il nostro comune, stiamo lavorando su quella che è Viale Avis. Viale Avis che è sempre stato un punto doloroso per gli abitanti di quella zona, perché segnalano sempre le difficoltà a uscire e innettersi verso la strada principale dalle vie che sono quindi adiacenti al Viale Avis, quindi non possiamo garantire e non mi piace mentire, quindi sicuramente il rifacimento completo di tutto Viale Avis non è la partita di quest'anno. Quello che si vuole fare è cercare di metterla assolutamente in sicurezza, quindi di tenere pulite le aiuole sempre molto basse in modo da garantire la buona viabilità, e poi hanno chiesto la possibilità di inserire degli archetti in modo che anche sulla ciclabile non ci siano queste situazioni oggi pericolose, e quindi stiamo vedendo di inserire questi archetti, di tenere sempre molto pulito e molto in ordine, molto proprio da andare incontro alla cittadinanza, ma di protezione proprio, assolutamente sì, cosa che si sta facendo insomma un pochino su tutte le ciclabili, perché ricordiamo che Castel Goffredo, e di questo io mi vanto sempre, è veramente molto ricco di ciclabili. In controtendenza con l'Italia, questa è una cosa molto bella, tra l'altro, sì, appunto. Infatti anche quando le minoranze sul triennale hanno contestato il fatto della nostra volontà di fare altre ciclabili, io invece sono sempre molto propositiva, perché è comunque si parla della vita del paese. Esatto. Un paese vive spesso sulle ciclabili, si muove sulle ciclabili, i nostri giovani, i nostri ragazzini, anche dalle scuole piuttosto che per andare alle attività pomeridiane, utilizzano le ciclabili. Quindi esatto. A parte che la bicicletta è il mezzo più democratico del mondo, perché lo usano dai neonati, quasi, come esatto, si può dire, le rotelline, sì, anche prima, con esatto, le rotelline fino all'anziano, permette di parlare, di fermarsi dove si vuole, e poi non inquina, visto che non inquina, ci criticano continuamente che siamo un paese che inquina, vediamo di poter utilizzare mezzi puliti, definiamoli così, giustamente. Stavo guardando, le chiedono anche della pulizia dei fossi, assolutamente, so che è un tema sempre molto caldo, anche questo stiamo lavorando sulla pulizia dei fossi, quindi partirà tutto questo che è un discorso, lo stiamo vedendo anche con Tea, oltre a questa partita stiamo vedendo anche di migliorare quello che è la raccolta, perché ci segnalano spesso dei disguidi, dei non funzionamenti, oppure dei lanci, come si suol dire, dei bidoni, quindi che trovano poi i bidoni dello sporco rotti, e sono tutte segnalazioni che sono corrette, puntuali, che noi abbiamo già fatto Tea, che è il nostro gestore, come sappiamo, li incontreremo a brevissimo, penso la settimana prossima, perché anche loro hanno segnalato che comunque c'è qualche disguido, qualche malfunzionamento, pertanto cerchiamo di tararci in una situazione di equilibrio, ecco. E poi ci sono i soliti civili anche che buttano, su quelli purtroppo è una partita penso persa, nel senso che veramente chiediamo che io chiedo sempre l'aiuto del cittadino, che anche di segnalare quando vede questi lanci, questa maleducazione, perché di questo si parla, di questa inciviltà, in modo da poter intervenire. Chiedo se c'è il campo da rugby. No, il campo da rugby non c'è. Ad oggi non c'è. Vabbè, insomma, bisogna pazientare anche lì un attimino, insomma. Allora, vediamo se leggo un altro messaggio, vediamo magari per quanto riguarda... Ci sono dei messaggi da dopo glieli leggo. Vediamo, quando il premio Cerbi, ecco, vabbè, ne ho beccato questo, allora, insomma, oggi, ecco, va bene, ad oggi tra i tantissimi. Ad oggi le manifestazioni e tutti quelli che sono gli incontri sono un attimino sospesi, insomma, sappiamo che è una settimana calda, io voglio pensare che sia un periodo molto limitato, ma proprio perché questo sta creando problemi al di là proprio dell'impatto sociale, problemi economici, ma poi proprio perché si spera che questa epidemia, se così si può chiamare, o comunque questi sintomi vengano assolutamente contenuti, in modo da riprendere la nostra attività quotidiana.
Lombardiana. Ad oggi, come da ordinanza della Regione Lombardia, esatto, in concreto col Ministero, tutto viene un attimino sospeso, pertanto le manifestazioni e tante restrizioni che riguardano quindi anche le attività commerciali dopo una certa ora, piuttosto che le scuole, sappiamo che sono chiuse. Attendiamo il 1° di marzo per capire come evolverà il domani. Esattamente. Senza allarmismi inutili. No, magari, io appunto sono propositiva, nel senso, certo, che sicuramente abbiamo una sanità pronta che è intervenuta, vediamo, ecco, di contenere il più possibile e di poter ricominciare presto. Allora, fermiamoci un attimino con Paola Mancini, assessore del comune di Castelgoffredo, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Il tuo prato è inguardabile. Germano ha le soluzioni giuste per te. All'Emporio Sigurtà trovi sementi. Con gli ascoltatori sono un sacco di messaggi, ma prima diamo la parola all'assessore. Se vuole aggiungere qualche cosa. No, volevo dirlo, visto che prima parlavamo anche della gestione degli anziani, sì, stiamo oggi, la nostra struttura attualmente è sempre operativa, che è il gesso, anche quella oggi ha avuto un attimino in questa settimana, prevede delle limitazioni per quello che sono gli ingressi dei parenti, insomma, proprio per cercare di attenersi a quelle che sono le ordinanze regionali, e poi stiamo andando avanti con tutto quello che è il progetto della nuova RSA, che, come vi avevo già detto le puntate precedenti, definiamo così, ormai è definita, e quindi inizieranno i lavori anche in questo caso brevissimo. Io penso nel 1° autunno sarà posta la prima pietra per poi una costruzione che deve essere molto veloce secondo gli obiettivi del gestore, del concessionario della RSA, che punta a renderla operativa quanto prima, quindi una struttura molto nuova, innovativa, che avrà più di 100 posti, quindi potrà garantire tutti i servizi e tutti agli ospiti della nuova RSA. Che giustamente. A fine di via Concordia. Ci sono diversi messaggi, questo glielo dico, insomma, adesso alcuni, non so, forse scherzano anche, non so, comunque diversi messaggi sul coronavirus, eccetera eccetera. Tanto sì, c'è anche chi ricorda che, allora sì, che tra l'altro sono stati anche respinti dei turisti lombardi alle Mauritius, questo non sapevo, vabbè. Sì, un aereo ieri appunto è atterrato alle Mauritius per poi fare ritorno a casa con gli stessi italiani, perché non eravamo graditi. Sicuramente questa situazione ci ha penalizzato molto. Io credo che questa posizione avrebbe dovuto essere gestita a livello europeo, quindi avrebbe dovuto essere l'Europa stessa che ci dava delle direttive uguali, quindi sia in Francia che in Germania, che noi come al solito è che da sempre prendiamo dei razzisti, invece veniamo noi ghettizzati, nel senso che è a disposizione di oggi di alcune nazioni a noi vicine che ci dicono non venite in Italia. Credo che non sia facile in questo momento, né per la Regione Lombardia né per il Veneto, decidere cosa fare. Hanno messo in atto tutti gli strumenti per poter contenere questo virus. Viviamo la giornata, ecco, senza entrare nel panico, perché comunque siamo un paese fortemente civilizzato dove la sanità è sicuramente all'avanguardia, e pertanto dobbiamo anche essere un attimino positivi, certo. Esatto. Tra l'altro lei sta riportando più o meno le stesse parole che ha detto un immunologo ieri sera, l'ho visto su una rete nazionale, proprio diceva sì, cioè, l'allarme è assolutamente esagerato, proprio diceva. Sicuramente dopo la gente oggi, anche oggi alcuni quotidiani locali riportavano il fatto che i supermercati fossero stati presi d'assalto e quant'altro, insomma credo che siamo lontani da questa evenienza di veder chiuso il tutto. Certo, è un attimo di restrizione. Allora, non reclamizzate il referendum, anche. No, Beh, sicuramente il referendum è il 29 marzo, comunque a fine di marzo, e noi in comune stiamo già attuando tutti quelli che sono gli adempimenti burocratici per poterlo rendere operativo. Aspettiamo quindi disposizioni ministeriali per vedere quando pubblicizzare la cosa. Comunque le scrivono, non badate ai comunisti che approfittano del virus per attaccarvi anche. Ma diciamo che non mi preoccupa questo, siamo abituati a essere, diciamo, sotto tensione. Ah, ecco, qua però vediamo, dice: per il servizio diurno per mio nonno cosa devo fare?
Allora, sicuramente si rivolgerà ai servizi sociali. Dice che è originario di Asola, può chiedere lo stesso? Io sicuramente può chiedere ai servizi sociali in base alla disponibilità ai posti, perché no, il nostro gelso è funzionante, ecco, dipende dalle disponibilità. Poi, qua proprio assessore all'urbanistica, è possibile recintare il laghetto nell'area di sgambamento? È stato chiesto, ho già chiesto all'ufficio tecnico di analizzare questa situazione, mi dicono che sia anche molto, molto sporco e ci sarà un sopralluogo a brevissimo. Assolutamente. Per cui, va bene. Poi, il centro Iris così non va bene. Mi spieghi, allora, è una partita molto sentita, molto calda. Noi, io ero in amministrazione quando l'Iris è stato inaugurato con il dottor Falchetti e pertanto è una struttura a cui tengo anche molto. L'Iris oggi è il nostro centro, diciamo, dove raccoglie i medici di base, 6 medici di base, che, di cui 2 hanno visto il pensionamento nell'anno 2019. Il dottor Scovoli perché ha raggiunto i limiti di età, quindi 70 anni, e il dottor Falchetti perché ha scelto il 31-12 di andare in pensione. Questo ha creato sicuramente alcuni problemi, ma non dovuti al fatto che l'Iris non è funzionante, ma perché comunque ad oggi su tutto il territorio nazionale abbiamo carenza di medici di base e quindi questo è sicuramente un problema. L'Iris è un punto di eccellenza, io voglio spendere 2 parole. L'Iris oggi è gestito con medicina di gruppo. La medicina di gruppo è sicuramente una conquista, ovvero chi è in medicina di gruppo deve attenersi a determinate disposizioni, ovvero tutti i medici in gruppo, che devono essere almeno in 4, hanno accesso a tutte le cartelle dei pazienti propri e dei pazienti degli altri colleghi, perché devono garantire l'assistenza continua, quindi in caso di assenza per ferie, malattie di un altro medico devono... Cioè, traducendo, è un classico, quando il tuo medico non c'è tu vai dal sostituto e devi raccontargli la rara, perfetto, la bava, invece, perché lui no. Non sa niente di te. Esatto, però ha accesso, quindi può avere le formazioni, diciamo, di emergenza. In più è aperto tutti i giorni della settimana, da lunedì al sabato mattina, e per 2 giorni a settimana garantisce dalle 8 alle 20, quindi un servizio di eccellenza. Partecipare a questo però vuol dire attenersi a determinati regole e pertanto uno deve volerlo. Il caso Castelgoffredo è scoppiato perché i medici che hanno sostituito il dottor Falchetti hanno per scelta, perché sono comunque, ricordiamo, medici in libera professione, hanno scelto di non recarsi all'Iris ma di andare in un altro ambulatorio. Quindi oggi l'Iris molto probabilmente è tutto sommato, definiamolo meno potenziato, cioè non ha più i 6 medici ma oggi è a regime ridotto. Questo non vuol dire che un domani che io auspico sia molto vicino, torni ad essere al pieno, a regime, e pertanto garantire ancora tutti i servizi che anche oggi sono garantiti. Diciamo che il servizio di segreteria e di infermeria, infermieristico è ridotto, perché chiaramente i medici sono meno rispetto a prima. Ecco, questo è un attimino, quindi dire che non funziona, però quello che assurdo. Ha detto lei giustamente è su tutto il suo nazionale, cioè addirittura già se ne parla anche a filo diretto da un paio d'anni, che cioè si sa che tra 2-3 anni eccetera avremo gran parte di medici di base che andranno in pensione. Esatto. E non ci sono i medici per sostituire. Io credo che quindi la partita vada gestita a livello nazionale, cercando di capire come potenziare i medici di base. Esatto. Non sono un tuttologo e non lo voglio essere, molto probabilmente facilitando anche l'ingresso al test di medicina, che oggi sappiamo che è sempre molto bloccante, piuttosto che rendere la specializzazione diversa, forse potrebbe stimolare nuovi medici. Questo sicuramente è un tema molto sentito. Anche la burocrazia stessa, che devono affrontare i medici di base. Che assolutamente, infatti alcuni medici lamentano di essere più burocrati che medici. Ecco. Vede, Ivan infatti dice: se ci fossero i medici saremmo tutti tranquilli. Sì, assolutamente. È proprio quello che... Esatto, bravo Ivan. Allora, sono Ornella, tutti a casa da scuola e nei super ci sono le folle, sono tutti aperti, la malattia nella testa, dice una Ornella, appunto un'ascoltatrice.
Beh. Io non sono stato al supermercato, però insomma non so adesso. Sì, sì, sicuramente ho sentito dei racconti. Io so che alcuni supermercati addirittura oggi di cui non si fanno giustamente i nomi, ha appeso un cartello dicendo che l'ingresso era a gruppi di massimo 25 persone. Quindi adesso ci sono queste patologie di ognuno che decide di gestire la situazione in modo suo, esatto. Adesso serviamo e sì. 422. Sì. Allora, Centro Iris paga in anticipo un servizio, dice. Ma allora, allora Centro Iris, il cittadino paga in anticipo un servizio. Ma Dio, anche questo è, insomma, è da analizzare, bisogna conoscere i dati, nel senso che il Centro Iris, il piano superiore, è di proprietà del comune e i medici pagano un affitto molto calmierato al comune, affitto con una convenzione che è stata rivista a novembre proprio perché il comune ha voluto andare incontro ai medici, ma non perché siamo a favore dei medici, ma perché proprio siamo a favore del cittadino e quindi la nostra volontà è cercare di garantire un servizio e pertanto si sono messe in atto tutte quelle situazioni, cercando di dare la possibilità ai medici di continuare a operare nel Centro Iris. Quindi io non so cosa intendano per paghiamo in anticipo. Io credo che tutti i servizi abbiano un costo, ma questo io credo che il cittadino non debba mai dimenticare che il comune non è una cosa astratta, il comune è ancora il cittadino stesso, nel senso che Castel Goffredo è dei cittadini, l'Iris è dei cittadini, come le strade sono dei cittadini, e tutti debbano contribuire perché queste cose funzionino. La spesa la fanno le persone anziane che hanno tanta paura. Ma parlano del discorso Iris o del discorso? No, questo penso sia la spesa come stavamo parlando prima. Purtroppo sicuramente le persone anziane oggi, anche stando ai dati, sono le più colpite, ma credo proprio perché avessero già delle patologie, pertanto è giusto anche essere spaventati quando si è anziani, ma ci sono tanti anziani che sono più sani di noi giovani o semi giovani. Si chiedono perché Rodella del PD è contro Sisam, non era lui composizionato? Punto domanda. Ma allora, questa partita è una partita, anche questa che scotta, è una partita che è stata sicuramente anche strumentalizzata e che è sbagliato, come tutte le questioni che toccano i soldi dei cittadini non andrebbero mai a livello politico strumentalizzate. Quello che rispondo alla domanda, sicuramente Posenato, la giunta di Posenato ha firmato il famoso ricorso di cui tutti parlano, che ha portato poi oggi a definire le bollette. Ma io non sto dicendo che non era giusto farlo o meno, perché tutte le situazioni poi vanno analizzate e vanno studiate. Dico che oggi cavalcare una cosa così importante, quando si è fatto parte comunque di coloro che erano al governo, non dimentichiamo che comunque il Sisam è una partecipata del comune, anche di Castel Goffredo, pertanto insomma bisogna stare attenti quando si spara, si spara a se stessi, ecco. Sull'Aquila scrivono: io le bollette Sisam ma non le pago, proprio non ho i soldi, mi aiutate, non li ho proprio, dice, lo stipendio di 900 euro al mese ed è in affitto. Ma io credo che il Sisam metterà in atto tutto, il Sisam come lo fa il comune, ma come lo fanno tutte, diciamo, queste strutture, faranno in modo da realizzare il più possibile, da andare incontro a tutte le situazioni difficili che hanno i cittadini. Ecco, io invito ad andare a chiedere informazioni alla Sisam, alla sede del Sisam, negli orari preposti, in modo da analizzare caso per caso. Io lo leggo, il paziente zero è il grande Renato Zero, sicuramente uno scienziato, va bene, ok, chiede anche una canzone. Allora, di ieri è la notizia che probabilmente il paziente zero non si trova più, sono già la terza generazione di contagiati, per questo, per cui. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo allora tantissimo Paolo Mancini, assessore del Comune Castel Goffredo, comune in pienissima attività, quanto abbiamo visto, insomma. Io ringrazio voi, è sempre un piacere essere qua. Grazie.